Quinta corsa di Palermo, corsa nazionale, gentleman in pista, alla guida di anziani di categoria G, corsa molto equilibrata con mancanza di un favorito netto, è il momento dello stacco, stacco che avviene in questo istante e che vede emergere lungo la corda con buona azione. E al comando dunque il numero 3 di Pegadizzo, all'esterno Prione Jet che chiede e sembra poter ottenere strada in terza posizione Nibbiano, dal quale si aspettava forse uno scatto iniziale un po' più veloce. Per linee esterne Nerone Caff numero 6 che guida il treno esterno, al comando dunque Prione Jet con Gaetano Caravello, già prende un po' in mano, comunque 28 e qualcosina per i 1400 metri, dunque molto svelti. Adesso l'andatura rallenta con Prione Jet, Pegadizzo, poi Nibbiano, Nerone Caff per linee esterne, Ita Parica che si sfianca in terza ruota, primi 600 metri in 45,4 grosso modo, quindi media di 1,15,5 per i primi 600 metri, con Prione Jet che mantiene un leggero vantaggio nei confronti di Pegadizzo e di Nibbiano. Le posizioni non mutano lungo l'arco della seconda curva, anzi sì, il gruppo tende ad allungarsi, cala Nerone Caff e si sistema in quarta posizione, mentre continua a guidare di buona lena Prione Jet che raggiunge il primo chilometro attorno all'1.16 con comandando senza grossi problemi nella sua scia sempre Pegadizzo e Nibbiano. Sono praticamente le posizioni emerse dal lancio, posizioni che restano invariate quando i cavalli stanno affrontando l'ultima curva, con Prione Jet che tende a prendere vantaggio nei confronti di Pegadizzo, adesso minacciato da Nibbiano, gli altri più indietro con Motoriz in quarta posizione. Ci avviciniamo alle fasi conclusive per Prione Jet, il vantaggio sembra ormai incolmabile da parte degli avversari. Pegadizzo prova a difendere il secondo posto dall'attacco di Nibbiano, attacco che si fa però più incisivo nella fase conclusiva e vince dunque Prione Jet. Ce la fa comunque Pegadizzo a conservare il secondo posto nei confronti di Nibbiano, bella vittoria, anzi ritorno alla vittoria per Prione Jet, prima vittoria in carriera se non la memoria inganna per Gaetano Caravello, quota di 4,37 al secondo posto. Un buon Pegadizzo che riesce fino in fondo, vediamo se abbiamo visto bene, riesce fino in fondo a respingere Nibbiano. Dunque c'è come ordine d'arrivo 5-3-4 per la quinta corsa di Palermo.